Giulia De Lellis ha paura al GF VIP, c'entra Andrea Damante? Grande fratello VIP, Andrea Damante preoccupa Giulia De Lellis? Il GF VIP è un programma che permette di spiare i suoi partecipanti 24 ore su 24. Per questo motivo, grazie alla continua diretta offerta da Mediaset, è possibile avere continui aggiornamenti sui protagonisti del gioco più famoso di Canale 5. Qualche minuto fa, gli abitanti della casa hanno iniziato un nuovo giorno e Giulia De Lellis, attuale compagna di Andrea Damante, ha svelato a Simona Izzo di aver avuto un brusco risveglio. Il motivo? Un terribile incubo. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha sognato di conoscere una donna che di sera era una non vedente, mentre di giorno poteva tranquillamente utilizzare il senso della vista. Il marito della protagonista del sogno di Giulia, a causa del problema della moglie, aveva iniziato una dipendenza dall'alcol. Il padre della fidanzata di Andrea Damante, nel sogno, voleva aiutare la coppia, ma è finito per diventare un alcolista anche lui. Giulia De Lellis ha avuto un brusco risveglio, cercando di capire quale significato potesse mai avere l'episodio sognato poco prima. Simona Izzo ha aiutato la sua compagna di giochi ad analizzare il sogno, dicendole che secondo lei riguarda la sua incapacità al momento di non sapere cosa accade nel mondo esterno. Che la bella Giulietta sia preoccupata per il suo Romeo. Andrea Damante, grande fratello VIP, il sogno che tormenta Giulia De Lellis. Andrea Damante ha difeso Giulia De Lellis dopo la famosa lite avvenuta lunedì scorso durante la diretta del Grande Fratello VIP. Sarà forse per questo motivo, che l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi non riesce a dormire tranquillamente? Giulia potrebbe aver paura di aver deluso la sua famiglia e il suo fidanzato, ma non sa che loro non le hanno voltato le spalle, continuando a sostenere la propria beniamina, nel bene e nel male. I fan del Grande Fratello VIP hanno lanciato una petizione sul web a favore di Giulia De Lellis. Il motivo? Chiedono a gran voce che Alfonso Signorini, opinionista del programma con cui la compagna di Andrea Damante ha avuto un'accesa discussione durante la scorsa diretta del reality, porga delle scuse alla concorrente della trasmissione per i toni usati verso Giulia, che non sono stati particolarmente pacati e calmi. Secondo il pubblico presente in studio, Andrea avrebbe chiesto un chiarimento ad Alfonso subito la dopo messa in onda della pubblicità. Cosa si saranno mai detti i due? Intanto Giulia può stare tranquilla, il suo fidanzato non ha mai smesso di sostenerla e credere in lei.